Il crash dei mercati dei giorni scorsi è stato causato da diversi fattori. Uno tra tutti però merita una riflessione adeguata ed è un video dedicato. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Proprio per addentrarci meglio in questo tipo di concetti, oggi parleremo di un argomento molto interessante e utile per chi vuole capire meglio il mondo degli investimenti, la strategia carry trade, con un focus particolare sulle valute yen giapponese e dollaro americano, perché queste sono le valute che hanno causato il crash che abbiamo visto nei giorni scorsi sui mercati classici e ovviamente anche sulle cripto. Preparatevi quindi, perché alla fine di questo video avrete una visione anche chiara, abbastanza approfondita di quello che è il carry trade, di come funziona e di come questo fattore appunto sia stato la causa scatenante dei ribassi dei giorni scorsi sui mercati e mercati classici ovviamente, ma di conseguenza anche su quello che poi è successo su Bitcoin e sulle criptovalute. Pronti? Bene, cos'è il carry trade? Prima di tutto, in parole semplici, il carry trade è una strategia di investimento in cui un investitore rende in pratica, prende in prestito del denaro in valuta, in una determinata valuta con dei tassi che sono di interesse molto bassi e lì investe quel denaro, cioè trasformandolo in una valuta che ha alti tassi di interesse e lo va a investire sugli asset finanziari di quella valuta. L'obiettivo è guadagnare dal differenziale tra questi due tassi di interesse. Adesso andiamo a fare una prova. Allora, qui un test. Qui ho messo intanto quelli che sono i dati relativi al rapporto di cambio yen giapponese con il dollaro, e qui c'è un piccolo esempio che adesso andremo a fare delle operazioni di carry trade che sono state in effetti attuate dall'inizio dell'anno e già da un po' che vengono attuate. Questo perché sostanzialmente i tassi di interesse della Giappone erano a zero, quindi molto bassi, e mentre i tassi di interesse degli Stati Uniti erano al 5,50, sono ancora 5,50. Questo significa che potevamo a attuare questa operazione di carry trade, cioè prendere a prestito dello yen giapponese pagando il tasso di interesse che era zero in pratica, dopodiché facevamo una conversione dello yen giapponese in USD dollaro americano, e con i dollari americani andavamo a investire sugli asset americani, che potevano essere investimenti speculativi come quelli delle stocks, azionari, eccetera, oppure anche semplicemente investimenti su asset diciamo free risk, tra virgolette free risk, che sono i titoli obbligazionari, perché i titoli obbligazionari americani Treasury rendono in questo momento intorno al 5,50 circa per cento, quelli a scadenza annuale. Questo significava che io potevo prendere a prestito una somma gratuitamente, convertirla in dollaro, investire i dollari e guadagnare il 5,50 su una somma che non era neanche mia. Questa struttura si è andata ad innescare proprio attraverso, diciamo, questa questione qui. Quindi, per esempio, se il tasso di interesse giapponese era a zero, qui ho fatto un tipo di esempio, si poteva andare a prendere 10 milioni di yen che corrispondevano a circa 65.000 dollari. Questo calcolo l'ho fatto relativamente a quelli che sono i dati di qualche giorno fa, più o meno in questa zona, cioè prima della settimana che poi è diventata una settimana importante, cioè non quella attuale iniziata lunedì ma la scorsa, e adesso vedremo anche perché. Quindi in pratica 10 milioni di yen erano in circa 65.000 dollari. Quindi io cosa faccio? Vado a prendere questi 65.000 dollari, li converto li converto in 65.000 dollari, e poi vado a investire questi 65.000 dollari sulle obbligazioni americane al 5,50%, guadagnando in questo contesto 3.575 dollari e pagando zero ogni anno ovviamente. Quindi era un'operazione che io vado a utilizzare praticamente quasi gratis, perché io vado a utilizzare un capitale
che in questo momento ha un tasso molto molto basso e questo capitale poi mi frutta un interesse in un'altra valuta. Ci sono però una serie di rischi. Intanto la questione principale è che lo yen dovevano essere convertiti appunto in dollari americani, perché io con quei dollari l'investitore appunto doveva comprare le obbligazioni, le azioni o altri strumenti finanziari per che offrivano un rendimento più alto del tasso pagato. Quindi per guadagnare questa differenza risulta abbastanza evidente che la problematica principale era quella relativa al tasso di cambio. Siccome io prendo i miei yen e li cambio in dollari, quando dovrò restituire il mio prestito, dovrò ricambiare i miei dollari, uscire dall'asset americano, quindi vendere l'asset americano, prendere il mio rendimento, cambiare i miei dollari, comprare yen giapponese, restituire il prestito. Questo cosa significa? Che la prima variabile di rischio importante era quella legata all'andamento del tasso di cambio yen contro dollaro. Adesso arriviamo ai tre rischi che sono presenti in questa strategia di carry trade e che sono stati anche la causa di quello che abbiamo vissuto qualche giorno fa e di quello che è successo, perché proprio a causa di questi rischi che si sono verificati, in pratica due su tre rischi che andremo a parlare si sono verificati, le operazioni di carry trade sono state dismesse alcune, e questo ovviamente ha portato a massicce liquidazioni nel mercato classico e di conseguenza per la questione di collegamento tra il mercato classico e quello cripto anche sul mercato cripto. Allora, per fare un briefing e ricapitolare quello che ci siamo detti sulle operazioni di carry trade, vi faccio questi punti essenziali. Punto numero uno: l'investitore prende a prestito 10 milioni di yen al tasso dello 0%. Perché il tasso dello 0%? Perché il tasso di interesse della banca centrale giapponese era lo 0% fino a una settimana fa. Dopodiché, punto numero due: converte 10 milioni di yen in circa 65 mila dollari a questo tasso di cambio 0,0065, con un tasso appunto di cambio ipotetico di un dollaro su circa 153 yen circa. Dopodiché investe i 65 mila dollari in un'obbligazione statunitense a scadenza 12 mesi con un tasso di interesse al 5,50. Ovviamente la scadenza non è rilevante perché si può vendere sempre prima, o comunque si possono investire sempre al 5,50 annuale, ma ad esempio per 6 mesi, 3 mesi, prendendo il corrispettivo rendimento. Dopodiché l'operazione viene messa in atto, viene poi o chiusa o reiterata se continua questa disparità tra i due tassi in pratica di cambio. Alla fine il guadagno appunto totale sarà quello che vi ho indicato qui, il costo del prestito sarà zero. Cosa succede quindi inizialmente se avviene un primo fattore, cioè il rialzo dei tassi di interesse da parte della banca centrale giapponese? Vado in pratica ad avere un'operazione sbilanciata, perché io mi ero creato ad esempio la mia operazione di carry trade basandomi sul fatto che il tasso che andavo a pagare per il prestito degli yen fosse zero. Nel momento in cui la banca centrale americana giapponese alza i tassi di interesse, oppure nel momento in cui c'è una prospettiva che la banca centrale Federal Reserve americana abbassi i tassi di interesse, questo rapporto, questa operazione che io avevo costruito, che aveva quel rendimento lì, viene sbilanciata. Ora, fino a quando si parla del rischio cambio e quindi del rialzo ribasso di tassi di interesse, che parliamo nell'ottica di un quarto di punto di basis point, quindi 0,25%, è comunque accettabile con questi squilibri, ma c'è un altro rischio che è stato il motore vero liquidazione, che è quella che poi abbiamo visto. Quindi rischio cambio, che è il più importante ed è quello che si è andato a verificare la scorsa settimana: se il valore dello yen aumenta perché la banca centrale giapponese aumenta il tasso di interesse, in pratica si potrebbe andare a creare uno squilibrio anche da questo punto di vista. Quindi rischio tasso collegato ovviamente al rischio cambio, sono ovviamente la faccia della stessa medaglia. Allora, andiamo a vedere che cosa è successo nei giorni scorsi per quanto riguarda la banca centrale del Giappone. Nei giorni scorsi per era allo 0,10% in pratica il tasso, è salito allo 0,25%. Quindi c'è stato intanto
La problematica relativa al rischio tasso di interesse. I tassi del Giappone sono aumentati, mentre quelli degli Stati Uniti sono rimasti stabili al 5,50, anche se c'è un'aspettativa di ribasso dei tassi di interesse degli Stati Uniti che ovviamente è imminente. Probabilmente non assisteremo a grandi tagli dei tassi, molti dicono che adesso i tassi crolleranno, non è così, assolutamente, ne parliamo in un altro video, perché ribadisco alle banche centrali, ragazzi, della volatilità di un giorno dei mercati finanziari non frega una mazza, un tubo. Quindi non è quello che cambia le operatività delle banche centrali, queste fesserie lasciatele stare. La banca centrale operano seguendo delle logiche che sono completamente diverse. Ovviamente laddove sussiste un rischio dei mercati molto più alto di quello che abbiamo visto, allora poi intervengono, ma non è questa la situazione. Quindi la banca centrale però degli Stati Uniti, la Fed, ha previsto probabilmente un paio di ribassi dei tassi di interesse entro fine di anno. Quindi abbiamo un'operazione di carry trade che si sta sbilanciando per il rischio tasso di interesse. Da una parte, come abbiamo visto, il tasso del Giappone che tende a salire e quindi in pratica va a far aumentare il valore dello yen rispetto al dollaro, e dall'altra il tasso del dollaro che è tendenzialmente stabile ma è previsto in discesa nei prossimi mesi. E quindi primo rischio che si va a creare è quello del rischio tasso di interesse, che si è andato a verificare. Poi c'è il secondo rischio, che è la controfaccia, diciamo il contraltare della medaglia di questo rischio tasso di interesse. Nel momento in cui le banche centrali muovono il tasso di interesse, si muove il tasso di cambio sottostante. E cosa succede se il tasso di cambio dello yen aumenta rispetto al dollaro? Quindi se il valore dello yen aumenta rispetto al dollaro, io quando andrò a vendere il mio asset in dollari per incassare i dollari, riconvertirli in yen giapponesi e restituire il mio prestito, io riconvertirò in yen molto meno capitale rispetto a quello che avevo prima, perché lo yen ora vale di più in termini di dollaro, è come quando sale l'euro rispetto al dollaro. Quindi in un contesto del genere, un rialzo sul tasso di cambio ha un impatto devastante sulla strategia di carry trade, che è il vero rischio importante, che dipende dal rischio tasso di interesse, ma in termini economici, in termini di valore assoluto, è il rischio cambio che ha fatto sì che ci fossero, diciamo, una serie di liquidazioni. Questo è anche visibile, ragazzi, perché nella settimana scorsa, quando la banca giapponese ha alzato i tassi, questo è il risultato di quelle politiche monetarie, e quindi abbiamo un più 5% in una sola settimana. Poi era proseguito anche lunedì, adesso si sta un po' riassorbendo con un altro più 3,52%. In sostanza, fino alle liquidazioni, nell'arco di una settimana e un giorno, il tasso di cambio dello yen era salito rispetto al dollaro di quasi il 9%, l'8,50. Capite bene il significato di una cosa del genere. Nel momento in cui io sono dentro un'operazione che mi sta rendendo il 5,50 ad esempio, oppure se sono investito nei titoli azionari, mi rende il rendimento dei titoli azionari, ma ovviamente in quel caso è speculativo. Nel momento in cui il rischio cambio, cioè il cambio di quella valuta, mi va a contro, in pratica va a salire, tutto quello che è il mio rendimento che ho preso dalle obbligazioni viene cancellato da questo rialzo. Se io guadagnavo il 5,50 che vi ho messo qui nell'esempio, con un rialzo di questo tipo, in pratica si è completamente annullato tutto il mio guadagno nell'arco di una settimana e un giorno. Addirittura io sono adesso in perdita del 5,4%, perché qui abbiamo un 8,5%, no? E quindi è pericoloso. Ora, un'operazione di carry trade come quella che ed era avvenuta sullo yen e il dollaro ha senso fin tanto che il trend del cambio yen-dollaro resta comunque ribassista, e cioè fin tanto che le prospettive dei tassi di interesse della Banca Centrale Americana sono ancora rialziste, mentre invece le prospettive dei tassi di interesse della Banca Centrale Giapponese sono ribassiste o neutrali.
Quindi quando cambiano questi scenari inverte il tasso di cambio e nel momento in cui inverte il tasso di cambio si va a generare una perdita anche su questo investimento. Cosa hanno fatto a questo punto i nostri investitori istituzionali? Hanno chiuso le operazioni di carry trade, non tutte, alcune. Ciò significa che hanno in pratica venduto gli asset americani dalle obbligazioni ai titoli azionari, soprattutto ne hanno, hanno subito l'impatto non da tutto i titoli azionari e hanno ripagato il debito in yen, in pratica hanno riconvertito il dollaro in yen giapponese e hanno ripagato, hanno chiuso l'operazione di carry trade. Così facendo però hanno massicciamente liquidato in un dato di tempo molto breve con massicci livelli di vendita alcuni asset, soprattutto i titoli delle big tech americane che sono ritenute molto solide, quindi magari vengono utilizzate per avere un rendimento maggiore anche delle obbligazioni americane con queste operazioni di carry trade. Facendo questo tipo di struttura hanno provocato un crash del mercato azionario, innescando anche una spirale di natura emotiva, perché adesso arriviamo anche al clou di questo discorso e chiudiamo ragazzi. Nel momento in cui io vedo gli asset che crollano e l'operazione di carry trade attiva, nel momento in cui gli asset mi crollano e i tassi di interesse mi sbilanciano, io sono costretto a chiudere quella operatività, probabilmente sono tutte attività che vengono strutturate a livello di istituzionali ragazzi, quindi qui lavorano i bot, le macchine attaccate, non vi pensate che c'è il tizio che preme il bottone, chiaramente ci sono dei sistemi di trading che vanno a stoppare le perdite, quando avviene quel tipo di logica liquidano l'operazione, quindi tutte quelle che sono state liquidazioni da parte delle macchine hanno ovviamente causato innescato questa volatilità immediata. Questo è normale che sia così, perché poi c'è sempre il fenomeno emotivo. Perché questo? Perché in realtà un tasso di cambio molto elevato adesso di yen rispetto al dollaro, rispetto a quello che era qualche settimana fa, perché yen contro dollaro ha guadagnato, se io utilizzo anche le shadow, il 14,50% dal primo di luglio, quindi in un mese, qualche giorno, ha guadagnato il 15%. Se io l'operazione di carry trade la vado ad aprire ora, quando sono in questa zona, allora ho molto margine, perché addirittura questo tasso di cambio può anche scendere un pochino, e quindi farmi guadagnare non solo l'interesse che vado a prendere magari sui titoli di Stato americano o sulle eventuali azioni, ma farmi guadagnare anche l'eventuale ribasso del tasso dello yen. Quindi più si sbilancia verso l'alto lo yen, più le operazioni di carry trade ritornano ad essere ghiotte ed interessanti. Morale della favola, si genera un nuovo equilibrio. In pratica è possibile che da questo punto si stia andando a ricreare una strategia di carry trade accettabile in termini di rischio per gli istituzionali, che può anche riportare questo tasso di cambio in questa struttura, farlo stare qualche mese, che serve appunto agli istituzionali per guadagnare questi rendimenti praticamente a gratis, senza capitale, visto che il capitale me lo stanno prestando. Attenzione, perché qui c'è un livello ancora importante. Il superamento del tasso di cambio yen-dollaro sopra lo 0,071-72, confermato ovviamente almeno in close daily, segnerà un'ulteriore ondata di probabile liquidazione del carry trade, e quindi volatilità e sarà da tenere sotto controllo. Bene, ora avete compreso in maniera molto chiara come funziona il carry trade, come tutti questi movimenti vanno a impattare a livello macroeconomico su quelli che sono le quotazioni degli asset, di conseguenza anche su Bitcoin e cripto, che ovviamente non c'entrano in queste cose, ma sono asset ritenuti a rischio e quindi vanno a impattare anche su quegli asset lì. E avete anche un punto di riferimento su questo tasso di cambio, come questo tasso può essere importante al fine di evitare nuove liquidazioni. Quindi magari per un po' si respira, perché adesso con uno yen accettabile in questo modo potrebbe essere accettabile anche ritornare ad aprire qualche operazione di carry trade a questi tassi, che magari sono più profittevoli perché hanno un tasso di cambio alto. Ma se dovessimo andare in liquidazione di quel livello, che è il livello di resistenza più importante, attenzione, perché assisteremo a nuove liquidazioni, nuove giornate come quelle scorse, e questo è
inevitabile, perché probabilmente scattano le macchine, stop, eccetera. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, se avete compreso alla grande questo argomento, e lasciatemi pollicioni, condividete questo video, così mi date anche una mano, da dove è ovviamente interessante condividerlo, e ovviamente noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!